Ciao a tutti e bentornati con Star Wars Jedi Fallen Order. Proseguiamo. Di qua, sì. Qua c'è un punto di meditazione in cui non riusciremo a fare niente, dato che il boss non ci ha dato punti esperienza, purtroppo. Però almeno ripristiniamo la vita. Perfetto. Ah, si può andare di qua, eh. Oppure. Vediamo se riusciamo ad aprire questa scorciatoia. No? Davvero? Che strano. Sta giù, amico! Ops! Non farti colpire! Eh no, eh no, eh no. Fuck. Non si vedeva più niente. Non si vedeva più niente. Riproviamo. Caricamento velocissimo. Ma anche no. Beh, adesso sappiamo cosa ci aspetta, eh. Allora, vediamo di schivarlo così, ok? Poi così. Perfetto. Wow. E per fortuna che abbiamo trovato gli artigli d'arrampicata, altrimenti non so. Moriremo! Aiuto. Sto colpendo io adesso, sapete? Dobbiamo atterrarci sopra, immagino. Ci risiamo. Ok. Figato sto combattimento. Sempre di giocare a Shadow of the Colossus, tipo, non so. Sopra, buttiamoci sopra. Cazzo. Ma comunque l'avevo quasi preso, vabbè. Allora. Cioè. Sei pronto per te? Wow. Non so come faremo a scendere da qui. È una bella caduta. Dobbiamo usare lui. Per forza. Un altro salto. Va bene, mi fido. O così o così. Gli è venuto un infarto. Tutto bene? Le paludi di Datomir. L'ultimo volo di Gorgara. Cal e BD erano quasi giunti alla tomba successiva quando sono stati attaccati dai fratelli della notte.
Pur essendosi salvati, sono stati costretti a rifugiarsi nelle pericolose paludi d'Altomiriane. Qui sono stati nuovamente braccati dalla sorella della notte, Marin, che ha scagliato le sorelle della notte rianimate contro di loro. All'interno di una caverna, BD ha recuperato degli artigli da scalata dal cadavere di un fratello della notte, appena prima che apparisse la micidiale Gorgara a reclamare il possesso del suo nido. Lo scontro con Gorgara si è poi trasformato in una battaglia aerea, culminata in uno schianto che ha ucciso la bestia simile a un pipistrello. Sto bene. Ma Vorrei infatti, poter dire lo stesso per questa creatura. perché non la scansiona? BD? Boh. Ah, ok, ora mi ricordo. Porca vacca. Ok. No. Yay! Ok. Scaliamo di qua, eh. Ah, già, questo punto qua che era pieno di non morti prima, sì, me lo ricordo e come. Secondo me qua sopra c'è una cassa. No. Sono percorsi paralleli per lo stesso punto in realtà. Cosa? Mettimi alla prova, gente. Ma che cazzo, pensavo fosse da scalare, ho visto male. Pronto a morire, Jedi? Cazzo. Prova più forte, smidollato. Vabbè, Dai, spara di nuovo. Vieni, combatti. E fin qua, eh. Non hai dei veri poteri. Bastardi. Ah. Avanti. Dai. Ora BD. Evitiamo che Dai. si curi. Che palle, ma perché non sparo? E allora? Il tuo destino è segnato. Ok. Ah, di qua. Oh, mi hai rotto le palle. Non mi sconfiggerai. Dai! Pezzente. Ehi, vabbè. Ah, fino. Mamma mia. Un po' corto. Ah, è quello lì? Dove porta? Che strano. Ah, semplicemente così, ok. Ecco perché avevo fatto fatica allora prima.
problema risolto, eh. E qua non c'è niente. E qui? Ci ho provato. Potevano mettere una cassa comunque qua. Gli stronzoni. È la terza volta, eh. È il ponte che porta al loro villaggio. Dubito si aspettassero il nostro ritorno. Però ci sarà un modo più furtivo di entrare. Ma si va di sotto o per di sopra? No, di sotto sicuramente. Non avevo idea che fosse qui quando ho abbassato il ponte. Volevo vedere cosa succedeva, come con la tagliatrice su Kashyyyk. Meglio dare una controllata. Vediamo cosa hai trovato. È troppo pericoloso, uccidiamolo. No, lo portiamo da fratello Viscus. I fratelli della notte incontrarono una persona pericolosa, uno straniero. Chiunque egli fosse, lo condussero dal loro leader. Non so se sia Eno Cordova oppure quel vagabondo là. Ah, c'era qualcosa laggiù. Dolovite. Beh. Ah. Qua non parte da nessuna parte, vero? No. L'ambientazione di questo mondo è qualcosa di superbo comunque, eh? Davvero bella, cavolo. Anche se non ho capito dove dover andare. Cioè, ho capito che posso buttarmi di sotto. Non cadere di sotto, pirla. Au. Dai, 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 dai. Ancora, ancora. Perfetto. La tua sconfitta è sicura. Eh? Quindi morale della favola, l'ho fatto stealth per poi uccidere tutti comunque. Ma sì. Punti esperienza. Dai, dai, ancora, ancora. E qua sotto? Sta qua sicuramente crolla dopo. Ci scommetto che ci crolliamo dentro. Ehi là. Adesso ti prendo a te, eh.
Dai, 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 ancora, ancora, ancora. Perfetto. Di qua si va. Ma noi vogliamo guardare prima qua cosa c'è. A cosa serve questa, ragazzi? Punto di domanda. Ah, forse, forse là davanti alla porta c'è qualcosa, eh? Oppure no. È troppo distante, eh. È troppo distante di sopra. Non lo so. Se lo sapete, ragazzi, ditemelo perché sono molto curioso. Come? Bah. Ah, adesso ho capito. Qua sopra. E là sopra come ci si arriva però? Vabbè, allora fuck. Cazzo, non si capisce niente con queste telecamere. Telecamere disastrose delle volte. Vuoi controllare? Ah, c'era qualcosa laggiù. Bella. Ti vedo, straniero. Dai. Dai. Ah, che palle. Ora BD. Sono stufo di attendere istruzioni dalla sorella. Lo straniero deve essere eliminato. I fratelli della notte portarono qui un intruso, ma poi restarono in attesa di istruzioni. Di qua è un piccolo ceto, va bene, allora andiamo di qua, dai. Però... qua è dove c'erano le cose prima, Credo. Una parte. Abbiamo visto una nave schiantarsi nelle paludi. Attenzione, avverto un grande pericolo. I fratelli della notte furono testimoni dello schianto di una nave nelle paludi. Straniero! Però c'è ancora qualcosa che non mi convince, sapete? Come si fa a raggiungere quell'appiglio là di prima? Oh. E allora, mi spari o no? Come fai a farlo? Dai! Ma va che mente catto.
meglio non guardare in basso, eh. Pronto a morire, Jedi? Spara. Troppo lento. No. Scorciatoia. Oh, eccolo qua, ragazzi. Perfetto. Tolto pensiero. L'intruso è venuto qui a dividerci. Allora deve morire. Qualcuno si intromise nelle questioni dei fratelli della notte e non fu ben accolto. Ce la farà il nostro eroe? Mazza che alto. Qua non c'è niente dentro, eh. Qui non c'è niente. Anche lì potevano mettere una bella cassa, è giusto per... Hai trovato la tomba? Quasi, ho avuto un contrattempo. Grisa, qualcosa che non va. Giura di aver visto qualcuno fuori dalla Mantis. Datomir gli fa male. Oi oi oi. Beh, come sempre. Stai bene? Non ci vedo doppio, quindi... Sì, sto uscendo da un villaggio dei fratelli della notte. Mi dirigo alla tomba. Tutto sotto controllo, quindi? Sì, ci pensiamo io e BD. No, ho visto male. La tomba. Un cazzo, la scorciatoia sbloccata, altro che tomba. Oia! Pensi di potermi eguagliare? Jedi codardo! Ah, niente di grave! È ora di finirla! Vediamo cosa possiamo scalare qua, eh. Ma vaffanculo. Au. Oh, come ci si arriva lì? Ehi, BD. Da lì sopra, credo. Ah, c'era qualcosa laggiù. Carina.
Una sorella della notte che fa un rituale. Anni prima di essere annientate, le sorelle della notte venivano in questo luogo per praticare la loro magia. Ma sembrerebbe a questo livello dove andare. A me pare strano però. A meno che non intenda questo. Ah, sì. Intendeva proprio questo. Ok. Non sono messo bene, PD. Adesso ho capito, sì. Ce l'abbiamo 3 punti? Qua possiamo arrampicarci intanto. Il che è una buona cosa. No. Non so molto di Datomir. Non mi stupisce, pochi sapevano. Quello che so me l'ha detto Cordova. È venuto qui per un motivo. Sembra di sì. Non per questo è sicuro. Fa attenzione, Cal. Vediamo se abbiamo la nave. Al riparo. Ci sono pareti. Un Jedi. Sono al sicuro, sì. Mm. Bello questo Vroshir Gris. Non sarà l'albero delle origini, ma fa la sua figura. Sei stato bravo con i rami. Grazie, Cal. Hai occhio. Ah, ok, no, pensavo li piantasse uno alla volta, mi sono sbagliato. Chissà se abbiamo 3 punti esperienza. Spererei di sì, in realtà, eh. Ma che? Peccato. Vediamo un po' cosa possiamo fare con 2, altrimenti accumuliamo anche il terzo, eh. Riempiono completamente l'indicatore della forza, eh. Cal lancia la spada laser davanti a sé e la richiama indietro, colpendo tutti i nemici lungo il tragitto. Aumenta la portata del lancio della spada. Aumenta tutti i danni inflitti con la spada laser. Wow, allora accumuliamone 3. Sulla nave? Sì, basta. Ci sono pareti. Un Jedi, sono al sicuro, sì. Là in fondo, eh. Ah già, questa parte qua, ho capito, dove c'era lo sconosciuto, credo. Bene ragazzi, noi qui terminiamo la puntata, grazie e alla prossima.